Buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori. Questa sera abbiamo un autore con noi che ci racconterà le sue esperienze e in uscita con il suo nuovo libro. Parliamo di Marco Massignan, Costellazione Rituale, ma prima di presentare lui, ovviamente come sempre saluto Anna, sempre con noi. Ciao Anna, benvenuta. Ciao Sennar, buonasera Marco, buonasera a tutti. Ecco, io ovviamente con piacere saluto Marco Massignan che, come dicevo prima, è autore di tanti libri, poi ci racconterà insomma, le sue esperienze. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Sennar, ciao Anna, grazie dell'invito. Grazie a te di essere, insomma, venuto, accettato. Bene, ascolta, so che prima di parlare, insomma, di questo tuo libro nuovo, che poi è una riedizione, ci racconterai bene, vuoi raccontarci qualcosa, insomma, per chi ci ascolta, spiegaci un po' chi sei, che cosa fai, di cosa ti occupi, insomma. Volentieri, io mi chiamo Marco Massignan, mi occupo di formazione e di in costellazioni familiari sistemiche dal 2006. Ho una laurea in lingue e letterature straniere presso lo IULM di Milano. Io ho scritto diversi libri, questo credo sia il 14° che esce. Ho scritto libri Ascoltatori. per Xenia, per Urra. Questo libro esce adesso per il primo libro che faccio con tecniche nuove. E, mi occupo di sciamanismo, di costellazioni familiari, come ho detto, e sono insieme a mia moglie Elena Dell'Orto, creatore del marchio Costellazioni Rituali, che è anche il Stasera titolo del libro. abbiamo un autore con noi che ci racconterà le sue esperienze e È da partito, quando. aspetta che c'è un'interferenza, è partito un audio. Non so se è il tuo, Anna, se Marco, sei tu che. Tra lui, ovviamente, come sempre, saluto Anna. No, C'è probabilmente un'interferenza. è l'audio di YouTube. Marco, ho aperto l'audio di YouTube, chiudetelo perché sennò facciamo ridondanza. Marco, ce l'hai tu aperto l'audio del video YouTube? Prova a guardare. Sì, può dare. Chiudo come la carta Chiudilo radio perché. di YouTube. Sì, chiudilo perché sennò ritorna l'audio è un casino. Quindi sì, io Fatto. ho visto sul tuo sito, mi pare Nemeton, no, marcomassignan.org, leggevo la tua biografia, che hai scritto tantissimi libri, e io addirittura ne leggevo 17, ne ho contati 17, più alcuni CD. Allora, sei più aggiornato di me. Sì. Addirittura hai fatto dei prodotti multimediali. Sì, ho anche due CD di meditazioni guidate. Sì, col tamboreggiamento sciamanico, io tra l'altro il tuo CD ce l'ho. È molto bello. Ecco, ti faccio una domanda così, a bruciapelo. Tu parli di costellazioni rituali. C'è un nesso? Come è uscito questo metodo? Come l'hai sviluppato? Che connessione c'è fra lo sciamanismo, le costellazioni familiari, le rappresentazioni sistemiche? Insomma, come esce questo? Cosa sono, insomma, le costellazioni rituali? Ecco, proprio per entrare nel vivo. Allora, io ho lavorato con il mondo dei nativi americani da sempre, fin da prima di laurearmi in lingue e letterature straniere. Ho fatto una tesi di laurea sulla danza del sole dei Lakota, che è diventata poi il mio primo libro, La danza del sole dei Lakota, che è uscito per Xenia Edizioni ed è stato il primo titolo della collana Uomini Rossi che ho diretto per diversi anni. E quindi ho lavorato come interprete assistente per vari uomini in medicina sia negli Stati Uniti, in Canada che qui in Europa e un po' in quel mondo della, diciamo, la medicina tradizionale nativa nordamericana mi sono fatto le ossa. L'incontro con le costellazioni familiari di Bert Hellinger è arrivato nel 2004. E a quel punto ho riconosciuto nel metodo delle costellazioni qualcosa di molto simile a quello che i nativi fanno nelle cerimonie tradizionali e in per certi versi più comprensibile dal punto di vista del pubblico occidentale. Quindi l'unione di queste due cose, l'integrazione di queste due pratiche in me ha dato origine poi a quello che sono le costellazioni rituali, che a differenza, ampliano, diciamo, la portata delle sole costellazioni familiari anche all'ambito dello sciamanismo e anche all'ambito della risoluzione dei traumi a base corporea, nel senso che le costellazioni familiari classiche possiamo lavorare sulle relazioni nella famiglia d'origine, nella famiglia attuale, rispetto alla professione, rispetto agli antenati. Nelle costellazioni rituali il lavoro
è questo, in più c'è anche l'aspetto del recupero delle parti dell'anima, dei frammenti di anima, che è tipico dello sciamanismo, e ad esempio nelle costellazioni rituali uso molto la musica anche durante le rappresentazioni, sia registrata che suonata da me col tamburo o con strumenti tradizionali della tradizione, soprattutto nativa americana e celtica, e c'è anche l'aspetto che si può andare a lavorare sui traumi, nel senso da un punto di vista corporeo, per cui dagli incidenti alle aggressioni, agli abusi sessuali, quindi è un punto di vista un po' più ampio rispetto alle sole costellazioni familiari. Quindi è un sistema di guarigione, proprio è un sistema che può aiutare a risolvere quelle zone d'ombra e a uscire anche dai traumi emozionali. È proprio un sistema, perché molti delle persone che ascoltano le nostre trasmissioni magari non sanno bene che cosa sono le costellazioni familiari. Quindi partendo da questa base, cosa può accadere insomma durante una seduta, una sessione? È molto difficile spiegarlo così a parole, poiché già le sole costellazioni familiari non sono psicoterapia, anche se sono nate in un ambito psicoterapeutico con Bert Hellinger in primis e poi altri psicoterapeuti, soprattutto tedeschi. Le costellazioni sono comunque un lavoro più energetico, quindi operano su un piano che non è né quello medico né quello psicologico, e sono una vera e propria frontiera della guarigione in senso di tecnica di consapevolezza, ma anche un po' più ampio. Quindi lavoriamo su un piano energetico e lavoriamo su un piano spirituale, nel senso che ancora di più, ripeto, con le costellazioni rituali, anche perché nelle costellazioni rituali, ad esempio, andiamo a lavorare anche, se del caso, con le vite precedenti, quindi da un punto di vista su un piano karmico, su un piano familiare, su un piano dei traumi, quindi sono vari livelli che si riallineano e trovano espressione in questo lavoro. Le costellazioni familiari o le costellazioni in generale sono comunque un lavoro che si effettua soprattutto in sessione di gruppo, anche se possono essere fatti anche in sessione individuale, e comportano la mettere in scena, come in una rappresentazione teatrale, elementi del proprio sé o elementi della propria famiglia di origine o attuale, o elementi del sistema in cui si sta lavorando. Il sistema si intende un gruppo di persone o un gruppo di elementi che fanno parte appunto di un gruppo unico, può essere una squadra di calcio, può essere una classe scolastica, una famiglia, o anche le varie vite, esperienze, memorie di vite precedenti o parti di sé. E attraverso questa messa in scena, questa rappresentazione che non ha un copione, le persone che fanno parte sentono nel loro corpo sensazioni fisiche, emozioni, pensieri che sono propri di chi stanno rappresentando. Questo avviene in maniera molto intuitiva, quindi è molto difficile da spiegare a parole. Anche se si legge un libro, io ho cercato in questo libro di spiegarlo più chiaramente possibile anche per chi non ha mai assistito a un incontro. Però ovviamente la cosa più importante, trattandosi di un lavoro energetico e di consapevolezza, è di partecipare anche soltanto come spettatore e ci si rende assolutamente conto di che cosa si tratta. Quindi io personalmente ho partecipato attivamente a una sessione di costellazioni familiari ed era la prima volta, e questo un bel po' di tempo fa, di mesi fa, e mi rendo conto che effettivamente è una cosa molto, come dicevi, intuitiva, nel senso che improvvisamente ti senti impersonificare proprio la persona che tu poi magari non conosci nemmeno. Quindi, è veramente molto, molto efficace, direi. Assolutamente, sì. Lo consiglio. Sì, sì, in effetti è così, nel senso che non è necessaria alcuna preparazione precedente, non è un lavoro per soli addetti ai lavori, nel senso che, anzi, tante volte noi sappiamo fin troppe cose, abbiamo fin troppe informazioni, quindi non sapere di che cosa si tratta forse è talvolta un bonus in più, nel senso che è un lavoro che fai attraverso il corpo fisico, fai attraverso le emozioni e soprattutto il cuore, per cui
è assolutamente accessibile. Non sei condizionato da determinate informazioni che magari uno può leggere, può studiare, eccetera, è vero, quindi è più valido, è vero, verissimo. Posso farti una domanda? Insomma, tu come hai sviluppato questo metodo? Che connessione c'è fra lo sciamanesimo, le costellazioni familiari e le costellazioni rituali, insomma? Ma, come ho detto prima, le costellazioni rituali rappresentano un ampliamento del lavoro delle sole costellazioni familiari, nel senso che sono queste tre componenti, il lavoro sulle relazioni, il lavoro sulla risoluzione dei traumi, la parte sciamanica e spirituale. Tale costellazioni familiari lavorano con l'anima, lavorano con lo spirito, lavorano con parti più sottili di noi, e qui già, come ha avuto modo di dire un costellatore olandese, le costellazioni familiari sono una sorta di democratizzazione dello sciamanismo, nel senso che rendono possibile a chiunque abbia la volontà di mettersi in gioco, di sperimentare nel proprio corpo, di sentire emozioni, sentimenti, sensazioni fisiche che appartengono ad altre persone. Quindi è comunque un lavoro accessibile a tutti. La parte ancora più sciamanica del lavoro, il mio lavoro, le costellazioni rituali, ha a che fare col lavoro rispetto agli antenati remoti, perché andiamo a lavorare non soltanto con mamma, papà, nonni, bisnonni, trisnonni, ma talvolta emergono egregore, emergono fatti che sono successi fa, come racconto nel libro. Perché questa non è una teoria che qualcuno si è messo lì e inventato, ma emerge proprio dal lavoro. Tante volte, racconto proprio nel libro diversi casi, ci sono un sacco di esempi e di testimonianze degli allievi, degli allievi della nostra scuola di formazione, in cui partiamo dal lavorare su una dinamica che ha a che fare con i propri figli, piuttosto che una malattia, piuttosto che altro, e scopriamo che è collegata in maniera non neanche tanto indiretta con, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, la deportazione degli ebrei, piuttosto che anche fatti avvenuti 1000-2000 anni fa. Sì. Il lavoro con gli antenati, che è un lavoro che è molto, fa molto parte dello sciamanismo, è assolutamente parte anche delle costellazioni rituali. Diciamo che, per concludere, per rispondere alla tua domanda, quello che nelle culture tradizionali, con lo sciamanismo, abbiamo bisogno di magari partecipare a un rituale tradizionale, di portare la nostra famiglia, di credere in una determinata serie di cose, mentre invece il vantaggio delle costellazioni rituali è che non hai bisogno di portare la tua famiglia, non è necessario che tu creda in niente, e il lavoro è molto più rapido, quindi anche molto più adatto alle esigenze della nostra vita occidentale, moderna. Ti faccio io una domanda. In una nostra intervista precedente, con un altro ospite, abbiamo parlato anche di animali di potere e di guide del mondo non ordinario. Ti chiedo, nelle costellazioni rituali c'è anche questo tipo di lavoro, nel senso si utilizzano l'aiuto degli spiriti aiutanti, piuttosto che gli animali di potere, o comunque si viaggia? Assolutamente sì, è comunque un lavoro, questo tipo di lavoro, che facciamo soprattutto nei corsi di formazione, poiché nelle singole giornate o in eventi in cui partecipano persone di tutti i tipi, non tutti sono pronti o non tutti hanno questo tipo di atteggiamento verso la realtà. Per cui devo tenere conto di questo e vado a seconda di quello che è l'intento. A tutti i clienti io chiedo qual è il tuo intento, cioè cosa vuoi per te, dato che non possiamo cambiare gli altri, non possiamo manipolare gli altri, possiamo soltanto cambiare noi stessi. Quindi andiamo a lavorare rispetto all'intento che è stato posto dal cliente, a partire da un problema della vita reale, della vita pratica dell'oggi. Se il cliente ha questo tipo di visione, che comprende anche gli spiriti guida piuttosto che l'animale di potere, molto volentieri si può lavorare in quella direzione. E come ripeto, lo facciamo didatticamente durante il corso di formazione, in cui c'è un unico gruppo di persone che si ritrova per più weekend
ha la possibilità di lavorare molto più in profondità su di sé rispetto invece a un evento singolo o a una serata singola. Vai, Anna. No, forse tu mi hai già letto il pensiero, Senna. Marco, guarda, io prima ti ascoltavo e mi ha toccato profondamente quello che hai detto all'inizio quando parlavi dei nativi americani e dei tuoi, insomma, delle tue esperienze insieme come si chiama? Ai nativi, come? Allora, dicono ai nativi americani. Sì, ma intendevo dire, insomma, gli uomini di medicina, ecco. Allora, io ho un amore incredibile verso questo popolo perché sento un legame molto profondo e molto antico. E mi chiedevo come è iniziato, questo tuo percorso, nel senso come è avvenuto, il tuo incontro e perché era già una tua, non so, un tuo legame che sentivi profondamente, piuttosto che cosa ti ha portato, insomma, da loro? Questo lo spiego nel dettaglio nel terzo e quarto capitolo del libro, appunto. Il terzo capitolo è intitolato Il necessario ritorno dello sciamanismo e racconto un po' la mia storia. Fin da bambino ho avuto, come te, forse una passione per i nativi americani, per il popolo tribale in generale. E ricordo che quando avevo 7-8 anni i miei genitori mi hanno portato a Milano in una grande libreria chiedendomi scegliere un libro per Natale. Io ho scelto un librone che poi ho imparato a memoria, si chiamava Il mondo degli indiani. Dopodiché all'università ho avuto la fortuna di incontrare Franco Meli, che è il mio professore di letteratura angloamericana, che era uno dei massimi esperti italiani di letteratura americana. E lui mi ha dato carta bianca e ho potuto così realizzare una tesi di laurea sulla danza del sole dei Lakota, ed è diventato poi il mio primo libro a firma mia. E con lui, con Franco Meli, ho fatto un paio di viaggi negli Stati Uniti, nelle riserve, entrando in contatto non tanto con quello che vorremmo noi fossero i nativi, ma con la realtà odierna dei nativi. Molte volte si parla gli indiani d'America come un qualcosa sempre al passato, erano, facevano, dicevano, mentre invece grazie probabilmente al grande spirito esistono ancora, anche se molte tradizioni sono state cancellate, molti popoli sono stati completamente sterminati, ma esiste una via spirituale nativa americana autentica oggi. E quindi ho fatto un corso alla Santa Fe College di Santa Fe, New Mexico, insieme a Franco Meli. Ho poi realizzato la mia tesi di laurea e da lì sono entrato in contatto con vari esponenti di medicine man o leader spirituali nativi sia del Canada che degli Stati Uniti e ho cominciato a lavorare portando in Italia, stiamo parlando degli primi anni 90, stiamo portando in Italia dei gruppi di danzatori. Abbiamo lavorato in vari festival sia in Italia che in Svizzera e in altre parti d'Europa, con Apache, Tsuut'ina, Lakota, Dakota, Navajo e altri tipi di popoli. E ho cominciato a fare da interprete, organizzatore, aiutante di cerimonie tradizionali qui in Italia, in Svizzera e anche negli Stati Uniti, invitando dei guaritori e dei spirituali nativi. Siamo qui alla fine degli anni 90 e diciamo che mi sono un po' fatto le ossa a livello terapeutico, nel senso che migliaia e migliaia di casi, insomma, ho avuto modo di apprendere direttamente da dei depositari della tradizione alcune modalità di guarigione e loro cerimonie. Ho ricevuto un nome tradizionale da un leader spirituale, una serie di altre cose che poi racconto nel libro. Quindi l'incontro con le costellazioni è avvenuto nel 2004 e dicevo, è stata una vera e propria folgorazione, nel senso che nel lavoro delle costellazioni ho riconosciuto molti elementi che fanno parte delle pratiche tradizionali native. Però se ad esempio noi andiamo da un medicine man negli Stati Uniti o in Canada o anche può essere, non so, da un sciamano sudafricano, degli Zulu, dovremmo adattarci alla sua cultura. E ovviamente fare un'offerta rituale a seconda di quella che è la sua cultura, portare tutta la nostra famiglia, quattro pelli di pecora piuttosto che varie altre cose. Mentre invece quello che ho cercato di fare con le costellazioni, che in realtà poi è avvenuto da sé, non è che l'ho fatto io,
è stato di integrare queste, l'esperienza precedente con uno strumento, quello della costellazione, che è più immediatamente comprensibile anche a chi non abbia mai avuto un incontro diretto con lo sciamanismo. Questa la storia. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di sogni che ho fatto fin da bambino, alcuni dei quali, ripeto, sono contenuti nel libro, che mi hanno sempre spinto su questa strada. Un po' come era già tutto segnato, io non ho fatto altro che seguire una strada che era già lì. Marco, prima di passare poi anche al tuo libro, ti volevo fare una domanda, visto che di sciamanesimo parliamo di sciamanismo. Cosa pensi tu del core shamanism di Arne, insomma, del lavoro di Sandra Ingerman, insomma, tutti questi personaggi? Io ho letto, studiato anche abbastanza, insomma, i loro lavori. Cosa si avvicina? Ne parlo anche lì nel libro, nel terzo capitolo, nel senso che il lavoro di Arne col core shamanism e anche il lavoro di Felicita Goodman, un po' meno nota in Italia, ma è stata una grande studiosa antropologa americana che è comparsa alcuni anni fa, hanno sicuramente assolto a un compito importante, che è stato quello un po' di sdoganare lo sciamanismo nella cultura popolare occidentale, moderna. Prima di Arner, prima di Mircea Eliade, che è stato forse uno dei più grandi antropologi a livello internazionale del secolo scorso, non si conosceva neanche questa parola. In realtà è stata creata proprio da Eliade, e pensava che, insomma, fosse i popoli indigeni avessero una serie di superstizioni che fossero null'altro che magia piuttosto che ignoranza. Quindi il lavoro di Arner è stato prima il lavoro di Eliade, che è in ambito accademico, quindi quello di Arner ha, diciamo, sdoganato lo sciamanismo, prendendo un po' varie caratteristiche dei popoli sciamanici un po' in tutto il mondo e creando una pratica che sicuramente non è esaustiva, però è stata importante per molte persone. Io devo dire, ho avuto la fortuna, il destino di incontrare le vere tradizioni di alcuni popoli nativi, i Navajo, i Lakota e Blackfoot, per cui non si tratta di core shamanism, si tratta proprio di spiritualità nativa. Il core shamanism ha sicuramente il merito di aver avvicinato migliaia di persone a questo tipo di tematiche che altrimenti non avrebbero avuto l'opportunità. E come ti spieghi questo? Secondo te, perché in questi ultimi anni, decenni, insomma, c'è questo boom, no, intorno allo sciamanismo, intorno... c'è bisogno di nuovi sciamani, perché poi dire sciamani è una parola grande, però diciamo c'è bisogno di questa spiritualità nuova? Come mai, secondo te? Mi sembra quasi che tu abbia letto il libro prima, nel senso che anche queste sono delle domande a cui... Ti sei bloccato, Marco, non ti vedo... Tu, Anna, lo vedi? Sì, l'ho più bloccato. Perché... Ci siete? Sì. Dicevo, bisogna dire fare una piccola premessa, nel senso la parola sciamano o sciamanismo non viene utilizzata dai popoli nativi, se non in Siberia, dove si origina. Ed è stato proprio Mircea Eliade, un antropologo rumeno che citavo prima, a creare questa parola e a estenderla alle pratiche dei popoli tribali un po' di tutto il mondo che hanno caratteristiche. Quindi se andiamo dai nativi americani non parliamo di sciamanismo, ma parliamo di spiritualità tradizionale, e uno sciamano in Nord America di solito si fa chiamare medicine man o medicine woman, questo è importante. Detto questo, è assolutamente necessario, a mio avviso, e lo dimostrano i tanti casi che riporto nel libro, un ritorno a una spiritualità che ha a che fare con la terra su cui viviamo, nel senso, io ovviamente in questa vita sono nato a Milano, sono italiano, anche se ci sono delle collegamenti e delle memorie molto forti in me che hanno a che fare con il passato nativo, ma non dobbiamo dimenticare che i nostri antenati europei erano comunque popoli tribali, parlo dei Celti, dei Germani soprattutto, e di tutti i popoli che sono venuti prima, per cui la spiritualità dei nativi americani ci può aiutare senz'altro a riscoprire
anche la spiritualità, gli spiriti, le forze che vivono nella nostra terra, nelle Alpi, come nei nostri mari, nei nostri fiumi, nei nostri laghi. È necessario, a mio avviso, perché beh, lo vediamo davanti ai nostri occhi tutti i giorni, quanto la terra sia sottoposta a una distruzione che viene operata dal mondo materialista, dal mondo razionalista e dalle ultime analisi, dalle grandi religioni patriarcali in ordine di apparizione, ebraismo, cristianesimo e islam, che hanno creato un distacco dalla terra, dalle religioni tradizionali, per cui abbiamo dovuto noi occidentali creare un termine che chiamiamo natura, perché ci siamo distaccati dal mondo naturale. Per cui tantissime patologie come la depressione, la schizofrenia, io non sono uno psicologo, non sono un medico, però sono cose che osservo nel mio lavoro, hanno a che fare proprio con il distacco dalla terra, che avviene in maniera pratica, non in maniera teorica. Inoltre la distruzione delle risorse, non delle risorse naturali, ma di montagne che sono sacre, perché diciamocelo chiaramente, non si può pensare di fare un traforo in una montagna, non si può pensare di creare una miniera senza chiedere il permesso alle forze che in quella montagna vivono. Questo lo sanno tutti i popoli tradizionali, e questo crea delle vere e proprie malattie, delle proprie sintomi, delle patologie nei discendenti di fa queste cose. Questo è qualcosa che, ripeto, non è una teoria che io ho creato, che qualcuno ha creato, ma è qualcosa di direttamente esperibile da chi ne abbia la volontà. Per cui io credo che lo sciamanismo sia assolutamente, innanzitutto non è una religione, non è nemmeno, se vogliamo, una forma di spiritualità, ma è un modo di intendere il mondo, ed è il modo più antico, perché parliamo di 40.000 anni fa, andiamo a vedere gli uomini di Neanderthal, i nostri antenati, che avevano tratti delle loro culture assolutamente sciamanici. Non stiamo quindi parlando però di tornare nel passato, di andare indietro e tornare a essere come gli uomini primitivi, stiamo dicendo che se vogliamo avere un futuro qui su questo pianeta, necessariamente dobbiamo imparare a rispettarlo nelle sue varie componenti. Nel libro, concludo la risposta a questa domanda, nel libro spiego proprio come, a mio avviso, si tratti non soltanto di imparare a rispettare l'ambiente, ma di comprendere che l'ambiente non è una cosa, e di farne esperienza nel corpo, nel senso che se io faccio esperienza del dolore che ha una montagna nel momento in cui la si distrugge, faccio esperienza del dolore degli animali di fronte allo sfruttamento degli esseri umani, allora comprenderò e avrò fatto un'esperienza nel mio corpo che mi porterà naturalmente a rispettarli. Mentre invece, se io ritengo che la montagna o le pietre non siano cose vive, ma siano degli oggetti, come ancora viene insegnato a scuola, a differenza di quello che sanno bene i bambini, allora ovviamente non mi importerà di distruggerli, perché sono soltanto degli oggetti che credo di avere a mia disposizione. Anna, vuoi fare una domanda tu? Poi vi chiedo, passiamo al libro, insomma. Sì, no, sono molto, cioè, mi voglio complimentare con Marco, perché ovviamente io mi trovo in tutto quello che ha detto, pur non essendo esperta di costellazioni rituali, insomma, eccetera, eccetera, però io sono molto legata a Madre Terra, sono molto legata, quindi insomma io ho un sentimento d'amore molto forte per il mio pianeta, così come per ogni essere vivente, indipendentemente dalla razza, dalla specie, eccetera, eccetera. E quindi voglio complimentarmi per quello che fai, sicuramente quotidianamente con le persone, con il pianeta stesso, vedi, perché alla fine tutti stiamo lavorando per un nuovo mondo. E visto che noi lo diciamo sempre, io e Sennar, il nuovo mondo si vedrà quando cominceremo a vedere i nuovi noi stessi, quindi quando il cambiamento partirà da noi, dall'interno di noi stessi. Sono felicissima di incontrare sempre più persone che abbracciano il nostro cammino, abbracciano il nostro sentimento, abbracciano appunto questa nuova, secondo me, questa nostra grande missione. Grazie, grazie, grazie Marco. Ti ringrazio, grazie a te. Io non so se, scusa Marco, ti ho interrotto, vai. Vai. Non so se è corretto dire
Parlavi prima di visione, di tornare a una visione, insomma, della natura, di riconnessione con la natura, quindi passare da una visione lineare a una visione circolare, quella che avevano magari i nativi americani. Non so se è giusto come termine, ma io lo uso spesso questo termine, visione circolare, no, delle cose, e tornare proprio alla sintonia con il mondo, che tutto è vita, tutto. Poi mi è piaciuto tanto quando hai detto prima il grande spirito, ecco, questa definizione di Dio, insomma, di fonte sorgente, è molto bella. Beh sì, in effetti ti ringrazio. Il cerchio, io lavoro in cerchio, chiamiamo i cerchi, non i gruppi di costellazioni famiglie, rituali, scusami, proprio perché come dice Nicholas Black Elk, Alce Nero, l'autore di Alce Nero parla, che è uno dei più grandi classici della letteratura nativa contemporanea, ogni cosa che porta la vita nel mondo è a forma di cerchio, per cui il ventre di una donna, il nido di un uccello, il pianeta Terra, il Sole, la Luna, hanno una forma circolare. Nel cerchio, come ho imparato dai nativi, quando ci sediamo in cerchio, in un cerchio di costellazioni rituali, tutte le persone sono sullo stesso piano, quindi la trasmissione della conoscenza, il modo in cui gira l'energia è in modo circolare, ovviamente anche verticale, ma circolare tra le persone, mentre invece nel modo in cui siamo abituati nella cultura occidentale, la trasmissione della cultura avviene in forma di linea retta. Quindi in un'università troveremo le persone tutte sedute in fila davanti alla cattedra, che è un pochettino più rialzata, e in chiesa troveremo per secoli abbiamo visto le persone sedute che alzano la testa verso chi è in piedi sul pulpito. Per cui lì c'è una trasmissione in linea retta che è molto più anche maschile e molto più direttiva. Mentre invece nel cerchio la trasmissione avviene in maniera circolare, in maniera più rispettosa e inclusiva di tutti, e in maniera molto più femminile. Quindi il femminile è quello di cui c'è bisogno nel mondo, Bravo. non assolutamente prerogativa del maschile dappertutto. Quindi se la terra, la madre terra, tra l'altro ovviamente è una madre, quindi. Ma E tra l'altro nel cerchio non soltanto siamo tutti sullo stesso piano, ma tutti sono inclusi, nel senso se togli un punto del cerchio, il cerchio si spezza, per cui ognuno ha il suo posto e anche chi, ad esempio, porta energie, tra virgolette, pesanti è benvenuto, nel senso che non si può escludere qualche cosa, altrimenti per effetto della legge di appartenenza che insegna Ellinger, qualcuno dovrà occuparsi di ripetere quella cosa lì. Per cui non c'è nessun nemico da combattere, non c'è nessuna demonio da esorcizzare, Bravo. è semplicemente un comprendere a livello profondo e, ripeto, attraverso il corpo fisico, un comprendere e un risolvere delle tematiche, perché se io ho dentro di me delle parti che ho represso, che non ho potuto esprimere, ovviamente quelle parti si faranno sentire tante volte sotto forma di malattia, di disturbi, no? Quindi lavorare in cerchio è una modalità inclusiva, è una modalità di consapevolezza, che permette di acquisire una coscienza più alta rispetto alle dualità che proviamo ad affrontare, siano a livello familiare, così come politico, così come energetico. Sì, tu invece mi hai insegnato a escludere, insomma, l'esclusione del diverso, del cattivo, di questo e di quell'altro, proprio perché comunque sempre in preda del giudizio, del pregiudizio, quando in realtà ogni reazione è sempre causata comunque, cioè c'è sempre una causa a monte, quindi che va risolta e va guarita, invece che messa da parte e scacciata. Assolutamente, proprio l'esclusione, proprio c'è la legge, uno dei Ellinger nelle costellazioni familiari ha individuato quelle che lui ha chiamato gli ordini dell'amore, sono null'altro che delle leggi non scritte che regolano il funzionamento dei sistemi umani, sia i sistemi familiari, così come i macro sistemi che possono essere i popoli, e le etnie, le confessioni religiose. Uno di questi ordini dell'amore è proprio la legge di appartenenza, che dice esattamente quello che hai appena detto tu, perché non è possibile escludere nessuno. Se qualcuno viene scordato, cioè ritolto al cuore, dimenticato, si troverà qualcun altro che si occuperà di ripetere parti del suo destino.
Così come per esempio, se io ho, non so, mio, con una donna per cui mia nonna ebbe un figlio fuori dal matrimonio 50 anni fa e quindi fu esclusa dal resto della famiglia perché questo andava contro le leggi sociali e morali dell'epoca, anche senza che io sappia questo, mi ritroverò spesso a ripetere il suo destino, quindi a non trovare un compagno con cui essere felice, a sposarmi e poi separarmi, e mi sentirò completamente sola perché sto rivivendo alcune emozioni che sono di mia nonna. Quindi il lavoro di guarigione e di consapevolezza sta proprio nel riconoscere questo tipo di dinamiche e nel restituirle, includendo anche la nonna e includendo persone che l'hanno giudicato. Guarisco me, guarisco la nonna in qualche modo, giusto? E chiudo questo cerchio, cioè guarisco tutta la situazione, sì, a livello di memoria cellulare, non so. In un certo senso si può dire così, anche se ovviamente io posso fare il lavoro solo per me. Quindi guarisco la memoria di nonna anche, è ovvio che se adottiamo una prospettiva sciamanica vado a guarire anche quello che è il residuo psichico di nonna, quindi che mi porta in qualche modo l'anima della famiglia. Oh. Quindi, secondo te, in parte, comunque per radianza, possiamo guarire anche chi ci sta intorno? Cioè, se io lavoro su me stesso, illumino me stesso, certo, io posso lavorare soltanto su me stesso, la responsabilità è mia, solo su me stesso, però posso in qualche modo... cioè, quando si parla di clan familiari, tu prima hai accennato a questo discorso, funziona così, nel senso possiamo appunto risolvere magari karma pesante di un intero clan familiare lavorando su noi stessi? Beh, diciamo che una famiglia è composta da diverse persone, quindi se io che ne faccio parte, lavoro su di me, vado a sciogliere delle dinamiche mie, è ovvio che concorro a anche risolvere quelle del collettivo. Posso farlo solo per me, come diceva Gandhi. Possiamo essere noi dobbiamo essere noi gli esempi di quello che vogliamo che il mondo sia. Per cui devo farlo stando al mio posto. Quindi io non posso cambiare, ad esempio, i miei genitori perché sono piccolo, loro sono grandi, quindi sarebbe un atto di arroganza andare a modificare anche solo pensare di quale sia il loro bene, perché noi non sappiamo qual è il bene degli altri. Non sappiamo quali certo. significati. Ci sono anime che vengono qua per fare una determinata esperienza e noi siamo qui per farne un'altra. Quindi, però, ovviamente, se io nella misura in cui io vado a guarire me stesso e rendermi cosciente di ciò che vivo, delle emozioni che io alimento, dei pensieri che io nutro, come minimo i miei familiari, chi lavora con me, chi entra in contatto con me, non può non prenderne atto. Si vede ad esempio da quando non so, una persona è felice, vive la propria, sei felice perché vivi il tuo destino, anche se magari può sembrare qualcosa di pesante per altri, ma tu stai vivendo quello per cui sei qui a fare. Una persona felice si riconosce dal fatto che quando entra in un posto, chi non è felice non lo sopporta. È vero. Verissimo, È vero, confermo, è vero, è vero. che esperienza. Comunque, sai perché te lo chiedevo? Perché quando facciamo le conferenze, io dico sempre: guarisci te stesso e guarisci il mondo, no? E puoi guarire soltanto la parte di mondo che tu rappresenti, cioè te stesso. Però io sono fermamente convinto che ognuno di noi è qui per risolvere e guarire un tassello di questo pianeta, di questo mondo. Quindi penso che più c'è consapevolezza, come hai detto, e più siamo comunque dei fari, no? E emaniamo un campo di informazione intorno a noi. Io sono convinto di questo, ed è comunque bello che anche tu hai ripetuto questa dinamica di responsabilità individuale. Sì, sono assolutamente d'accordo. Ripeto, sottolineo che questo deve avvenire stando al mio posto. Bravo. Sì, perché non possiamo obbligare gli altri a cambiare. No, lì, Questo questo sarebbe manipolazione. Sì. è anche umiltà, alla fine, cioè non si può, dal momento che io penso, no, e mi prendo il diritto, appunto, no, con la convinzione di poter cambiare gli altri, magari se no casco nell'arroganza, invece Anche no. perché il mondo è un processo che fa il suo corso, quindi non possiamo. Bene, passiamo al tuo libro allora. Ecco, io ho la tua vecchia versione, Sì, magari questa. mostro la copertina, quella Sì. nuova, questa qua. Ok, costellazioni rituali.
edito da Tecniche Nuove, ed è in tutte le librerie dal 12 di giugno, da dopodomani. Oggi è 10. Dopodomani. E si può già acquistare online sul mio sito marcomassignan.org o, appunto, ripeto, da un paio di giorni sarà disponibile in tutte le librerie. Ci racconti, prima di lasciarti, qualcosa di questo libro, la vecchia versione, come è nato, cosa c'è di nuovo, insomma, che lavoro c'è dietro? Anche per... Guarda, io tengo a parlare soprattutto della nuova versione, poiché il libro è completamente rinnovato, anche se ho scelto di mantenere lo stesso titolo. Il sottotitolo, il titolo è Costellazioni e rituali, sciamanismo e rappresentazioni sistemiche. E rispetto alla versione del 2009, che è uscita con Urra, che ora non è più disponibile, il libro è raddoppiato, adesso ha 424 pagine, e ci sono 16 illustrazioni che non c'erano nella prima edizione, e ci sono capitoli nuovi, completamente nuovi. Tutto comunque il testo è stato rivisto, ampliato e aggiornato, poiché in questi 5 anni, come sai, le cose cambiano velocemente, soprattutto in queste tecniche, anche se non sono solo tecniche, di frontiera. E in questi 5 anni sono cambiato io, ho cambiato il mondo e ho cambiato il lavoro. Ci sono diversi capitoli. Nel primo capitolo, che ho chiamato dalle costellazioni familiari alle costellazioni rituali, spiego cosa sono le costellazioni familiari di Bert Hellinger e faccio tutta una serie di esempi relativi alle dinamiche che si verificano nei sistemi familiari, tra cui dinamiche di coppie, triangoli sentimentali, le adozioni, gli aborti, l'omosessualità, il testo, gli abusi sessuali, la gravidanza, le dinamiche sono tra genitori e figli. Il secondo capitolo è completamente nuovo, l'ho chiamato La guarigione dei popoli e delle nazioni. Siete? Sì, assolutamente. Non devo più. Il secondo capitolo si chiama La guarigione dei popoli e delle nazioni, ed è completamente nuovo, e in esso tratto di tutta una serie di casi, perché questo libro è uscito anche in Francia l'anno scorso, il lavoro sia in Italia che in Francia, tutta una serie di casi con clienti, i casi sono dinamiche tra vittime e carnefici, per cui con esempi e casi di clienti parlo di come gli eventi della storia recente e anche antica vanno a influire sul nostro benessere, sulla nostra salute, sulla nostra vita tutt'oggi, per cui in questo capitolo sono incluse l'olocausto ebraico, gli anni di piombo in Italia, l'Istria, le foibe e l'ex Jugoslavia, la resistenza alla guerra civile del 43-45, l'immigrazione italiana in Argentina e il genocidio dei popoli nativi argentini, la deportazione ai gulag in Unione Sovietica, le guerre coloniali dell'Italia in Etiopia e in Libia, così come il conflitto nei Balcani. Ho avuto appunto l'onore e il privilegio di lavorare con persone che vengono da tutti questi paesi, ancora altri, e questo capitolo parla proprio di queste tematiche, di come siano queste dinamiche che noi osserviamo a livello familiare tra vittime e carnefici, sono valide anche a livello macro, nel senso, per fare un esempio molto veloce, così come io sono costretto a ricordare per dinamiche di fedeltà invisibile sia chi ha ucciso mio nonno sia mio nonno che è stato ucciso, questo succede anche a livello popoli, per cui ad esempio alcuni israeliani, sottolineo alcuni israeliani, si comportano come i nazisti con i palestinesi, perché stanno ricordando i carnefici dei loro nonni, dei loro padri, andando a sottomettere e umiliare un altro popolo. Quindi sono dinamiche, sono catene, ripeto, io faccio un lavoro terapeutico, non parlo di politica, no? Per cui sono cose che osservo, e lo stesso Engel le ha osservate. Il terzo capitolo, il terzo e il quarto capitolo parlano dello sciamanismo, primo si chiama Il necessario ritorno dello sciamanismo, quindi dello sciamanismo, come poterlo praticare in maniera rispettosa dei popoli indigeni, in maniera autentica, senza utilizzare lo sciamanismo e la spiritualità come una fuga dalla realtà, ma anzi
proprio per poter vivere meglio in questo mondo, sapendo bene, essendo in contatto con altri mondi, nel senso che io posso come dire, fare dei viaggi da altre parti nella misura in cui sono in grado di stare nella mia realtà materiale. Quarto capitolo anche, quindi il quinto capitolo parla invece della unione tra lo sciamanismo e le costellazioni, con il lavoro con gli antenati, con i defunti, lasciare andare i morti, il fatto che i vivi devono stare con i vivi, i morti con i morti, il significato energetico di tutta una serie di atti rituali che si fanno durante le costellazioni, come ad esempio di questo capitolo Ad esempio, scusa, non ho capito. Come ad esempio hai detto? Inchino è uno dei Inchino. Rituali che facciamo durante le costellazioni che Ah, ok, perché no, perché ogni tanto sparisce l'audio, allora non ti ho capito. Non si era sentito. Sì. Il sesto capitolo, La forza degli antenati, parla del culto degli antenati in varie parti della Terra, sia oggi che nel passato, quindi ci sono esempi di come il rapporto con gli antenati e con la forza ancestrale abbia sempre fatto parte delle tradizioni culturali e religiose del mondo. Quindi andiamo dall'Africa all'America del Sud e del Nord, alla Cina, al Giappone, alla Siberia, così come i Paesi Baschi, gli Etruschi, gli antichi Romani e gli antichi Celti. L'ultimo capitolo è dedicato alla risoluzione dei traumi. E l'ottavo capitolo, il nuovo capitolo, anche questi sono completamente nuovi e parlano di qualcosa che è un po' più in profondità nel lavoro delle costellazioni, quindi i traumi della nascita, del parto, il parallelismo sul piano personale, piano collettivo tra il trauma della nascita, del parto e la distruzione dei popoli tribali. E il nono capitolo infine affronta un po' le frontiere delle costellazioni rituali, quindi le costellazioni e la magia, le costellazioni e la reincarnazione. In questo chiarisco che appunto le costellazioni sono magia, nel senso che la più grande magia è l'amore, non esiste altra magia in realtà, per cui non è una manipolazione, ma è proprio grazie alla sincronicità avrebbe detto forse Jung, di quello che avviene in un lavoro di gruppo. Io sempre nel senso, quello che alla fine succede sono talmente tante sincronicità che non sono spiegabili in altro modo che usando la parola magia, che sicuramente insieme alla parola Dio è una delle più abusate, a cui abbiamo attaccato un sacco di significati. Tenevo di trattare di questo e ho trattato proprio anche di come tutti noi facciamo magia, nel senso che anche inconsapevolmente, nel senso che in base alle emozioni che scegliamo di nutrire, in base ai pensieri che scegliamo di alimentare, noi creiamo la nostra realtà, non è semplicemente un luogo comune o È così, è così. è così e basta. Infine, il decimo capitolo è il capitolo sulle le testimonianze, che sono vari allievi e clienti che sono stati così gentili di scrivere una parte della loro esperienza e l'ho riportata lì. Alla fine di ogni capitolo sono riportati inoltre dei esercizi pratici, come creare un altare per gli antenati, contattare antenati remoti nei regni animale, vegetale e minerale, creare il proprio albero genealogico. E ci sono anche delle poesie, ci sono domande e risposte, come prepararsi a un incontro e una ricca bibliografia. Questo è un po' il libro così. Molto, molto interessante, molto completo, eh? Caspita, anche molto ampliato, perché io sto guardando il tuo libro in versione, la vecchia versione, sono 207 pagine, 208, sono 448, è quello nuovo. Quindi insomma, un libro diverso, completamente diverso. Sì, assolutamente. Sono cambiato io, è cambiata la copertina del libro, è cambiato io. Bello, Si va tutto avanti. contenuto, bravi. Bene, quindi lo possono acquistare in libreria dal 12. Oppure andando sul mio sito marcomassignan.org, in home page c'è già il link per acquistarlo dal sito di Tecniche Nuove, sia in versione cartacea che in versione di ebook con uno sconto. Mi raccomando, compratelo perché è un libro interessante. Io ho la vecchia versione, la nuova sarà ancora più interessante. In conclusione, Marco, progetti, fai corsi, insomma, cosa fai, insomma, se hai delle attività tue?
Lavoro principalmente in Nord Italia, quindi tutti i mesi ci sono degli incontri, delle giornate, delle serate a Milano e a Torino. Poi questo mese di giugno parte il corso di formazione annuale, che dura un anno e mezzo, sono 8 weekend, uno ogni 2 mesi circa, ed è aperto a tutti, 14 e 15 giugno sul Lago d'Orta ad Ameno, in provincia di Novara. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ed è, ci tengo a precisare, un corso di formazione, nel senso che sicuramente è un corso in cui vengono trasmesse le conoscenze e le tecniche per poter lavorare con le costellazioni, se questo è il destino del partecipante, oppure per integrare questa modalità di lavoro se qualcuno lavora già nel campo della relazione d'aiuto, quindi psicologi, medici, operatori olistici, sciamanici, eccetera. Però prima di tutto è un lavoro di crescita personale, di evoluzione, nel senso che io non posso lavorare con altre persone se non ho lavorato prima su di me, oppure posso lavorare con gli altri nella misura in cui io ho sciolto quelle dinamiche per me. Quindi io devo andare a lavorare, a rimettermi al mio posto con la mia famiglia d'origine, i miei genitori, la mia anima, il mio spirito, le varie componenti del mio sé, e allora, soltanto allora, nella misura in cui faccio questo, posso aiutare altri a fare lo stesso. Cioè, non posso insegnare il tedesco se non so il tedesco. Certamente. Al tempo stesso, ovviamente, tutti noi che lavoriamo con coscienza, credo, nel campo della relazione d'aiuto, dobbiamo essere continuamente in formazione su di noi, cioè non si finisce mai di lavorare su di sé. Come dico spesso agli allievi, quando ho finito di lavorare su di me e ho di andare dall'altra parte, dove continuerò a lavorare su di me in un altro modo. Quindi, certo. Quindi 14 e 15 giugno inizia il corso di formazione che viene tenuto da me e da mia moglie Elena Dell'Orto. Sono ancora due appuntamenti, uno domani sera a Collegno, provincia di Torino, e un altro una serata, mentre invece a Milano e a Torino ancora sono a fine mese. Sono in Francia, Aix-en-Provence, per un incontro internazionale che tengo le costellazioni il weekend del 21 giugno, e poi noi riprendiamo le attività a settembre. Comunque sul nostro sito, la pagina calendario, potete trovare tutti gli appuntamenti, i contatti per iscrivervi, e tutta una serie di altri materiali utili per chi desidera approfondire queste tematiche. Noi lavoriamo principalmente con le costellazioni rituali, siamo una delle scuole di costellazioni familiari più vecchie in Italia, a parte quelle della prima ora, siamo operativi dal 2006, siamo giunti oramai all'11ª edizione del corso di formazione. Attualmente la nostra formazione poi prevede, per chi lo vuole, un secondo percorso della stessa durata, in cui si va a lavorare più in profondità sui traumi e nella parte sciamanica, e degli incontri di supervisione, ce ne sono due l'anno, per chi ha completato la scuola e lavora con le persone. Inoltre facciamo varie altre attività, come la capanna del sudore, che è una cerimonia dei cani, e un percorso che abbiamo chiamato Sound Healing, che lavorando... A me piace molto la musica, quindi lavorando con le costellazioni rituali, in cui la musica è molto molto presente, naturalmente è emerso la necessità di esplorare quel territorio, quindi abbiamo creato un percorso di 4 incontri, 2 volte l'anno, che abbiamo chiamato Sound Healing, l'arte sacra del suono e della voce. Quindi andiamo a riscoprire, a tirare fuori la voce dell'anima. E tengo anche a dire che noi intendiamo questo lavoro come un qualcosa di sacro, come un qualcosa di servizio per le persone e per la terra. Nel senso che terapia viene dal greco, la parola terapia significa servire gli dèi, e questo ce lo siamo spesso dimenticato, per cui le persone cercano di imparare una tecnica, un manuale di come si fa questo, di come si fa quello, mentre credo non bisogna dimenticare che noi possiamo guarire solo nella misura in cui ci facciamo veicolo di qualcosa di più grande di noi. E poi possiamo chiamare Dio, possiamo chiamarlo grande mistero, possiamo chiamarlo universo, come vogliamo, ma è comunque stando nell'umiltà, stando nel cuore, stando nella verticalità, che può avvenire qualcosa attraverso di noi. Non siamo tanto noi a fare quello, ma è qualche cosa di più grande che lo fa attraverso di noi. E questo penso che... Scusa Anna se ti ho interrotto. No, vai. Anche secondo, insomma, la filosofia,
proprio indiana, non degli indiani d'America, ma indiana, quando noi diveniamo consapevoli che è Dio il divino, diciamo il potere divino, il potere superiore che agisce attraverso di noi, l'ego si annulla e annulliamo anche il karma. E questo è importante, non siamo noi, è bellissimo questo, siamo canali, insomma, siamo bellissimo. Grazie Marco, veramente. Grazie a voi. Ecco Marco, prima tu hai detto molto velocemente insomma, il nome del sito, per chi volesse contattarti come può fare? Ci sono due alias del sito, uno è marcomassignan.org, mio nome e cognome.org, tutto attaccato, Marco Massignan, l'altro è nemeton.info. Nemeton. Nemeton.info. Nemeton è una parola della tradizione celtica. Sì. Nemeton.info, che è anche una delle altre tradizioni di riferimento per noi. MarcoMassignan.org è comunque il sito principale. Per chi lo desidera, ci sono anche c'è la pagina Facebook del libro, Costellazioni Rituali, e c'è una newsletter a cui è possibile iscriversi, in cui si ricevono mensilmente i vari eventi, le varie iniziative che facciamo. Bene. È stato un piacere davvero averti con noi questa sera. Io ovviamente invito tutte le persone che ci hanno ascoltato a condividere questo video, a farlo girare sui social network il più possibile e a diffonderlo in modo tale che anche chi non l'ha visto lo possa riguardare. Ovviamente è registrato, quindi ci saranno tanti ascolti anche dopo. Marco, io di nuovo ti ringrazio e insomma, buon lavoro. Sicuramente... appena possibile ti pastiverò a trovare a Milano e insomma, passo ad Anna insomma, i saluti. Sì, io ti ringrazio veramente di cuore, è stato un incontro molto piacevole e anch'io come diceva Sennar appunto invito tutti a condividere perché si dà modo anche a coloro che non conoscono comunque magari anche nello specifico appunto questo contesto quindi a percorrere insomma una nuova conoscenza, una nuova scoperta di sé e un nuovo modo insomma per guarire se stessi e quindi di conseguenza al mondo. Marco, io ti ringrazio davvero come dicevo prima tanto 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 per quello che fai e grazie a voi, grazie Anna, grazie Sennar dell'invito, è stato un piacere stare con voi e con chi ci ha ascoltati e grazie del vostro lavoro e spero di conoscervi di persona presto. Guarda, manco a farlo apposta, io non sono più a Milano adesso. Sono venuta da poco a Milano però è qualche giorno fa. Ma due settimane e mezzo fa eravamo ai Sentieri del Vento, no? Abbiamo fatto una conferenza ai Sentieri del Vento. Tornerai a Milano, dai. Comunque sì. Il libro Costellazioni Rituali lo trovate, come ha detto Marco, tra due giorni in libreria o sul suo sito. E detto questo, buonanotte a tutti e alla prossima. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Ciao.